E notte fonda per il Due Torri che sbaglia clamorosamente un scontro diretto per portarsi in acque più tranquille della classifica e soccombe per 3-0 sul campo della Battipagliese. Ci ha capito davvero poco o nulla la formazione di Venuto che va in svantaggio con questo gol di Odierna alla fine del primo tempo, dopo 40 minuti di poco gioco e occasioni. Per i padroni di casa il risultato lo sblocca con questo tiro dall'altezza del dischetto il calciatore numero 11 Oderna con le immagini montate da Fabio Colombo. Andiamo nella ripresa. C'è un grossolano errore della retroguardia delle Due Torri che concede a Di Matera l'occasione subito per il raddoppio. Poi ancora una disattenzione clamorosa, la palla resta lì e sempre lui Di Matera che entra in aria, serve per Esposito che incredibilmente sbaglia a porta vuota. Un gol, come si suol dire, più facile segnarlo che sbagliarlo. Ancora il migliore in campo, Di Matera, il traversone e questa volta Esposito non può fallire. 2-0 al 26esimo minuto della ripresa, tutto facile per la Battipagliese. Rivediamo lo splendido lavoro di Di Matera. Il pallone sulla testa di Esposito che deve solo appoggiare in fondo al sacco. È una Battipagliese che non si ferma. Il calcio d'angolo, la ribattuta. In qualche modo Esposito si trova al posto giusto, nel momento giusto per la sua doppietta personale. Il gol del 3-0, anche in questo caso rivediamo con grossa responsabilità della retroguardia bianco-rossa. E poi dopo il gol, il tentativo di Dalì su calcio di punizione, l'unico squillo delle Due Torri sotto la porta difesa da De Marino e quindi il triplice fischio che manda tutti negli spogliatoi. La Battipagliese festeggia davanti ai propri tifosi e batte 3-0 il Due Torri.